gli scopi della Fondazione Museo Guelfo c'è la promozione di iniziative per la tutela dei beni ambientali, architettonici, culturali e artistici, ma anche delle borse di studio rivolte a giovani studenti. Qual è l'obiettivo primario di questa fondazione, diciamo perché è nata? È quello di salvaguardare e tutelare il patrimonio della collezione Museo Guelfo, una collezione considerata degna di grande interesse da parte del Ministero dei Beni Culturali e che costituisce per la Regione Marche un rarissimo esempio di raccolta di opere originali di arte grafica, di grandi maestri internazionali, moderni e contemporanei, dall'impressionismo francese al surrealismo fino ai nostri giorni. Tra questi grandi abbiamo Giorgio De Chirico, amico di Guelfo. Una serie di incontri e anche di affinità elettive, diciamo, che sono sfociate poi in un volume denominato il TIC, Guelfo e Giorgio De Chirico, questi uomini volanti, ecco, c'è un sottotitolo proprio, vengono definiti uomini volanti, si definiscono forse uomini volanti. Presente nelle più importanti biblioteche e musei e un certo numero di opere di De Chirico confluite nella collezione Guelfo e oggi donate alla visione della cittadinanza. Opere che costituiscono un patrimonio artistico e culturale unico nel suo genere, ma soprattutto è la città di Fabriano che è al centro di questo patrimonio artistico. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui fanno parte il direttore del Museo di Cesano, Alfredo Zuccatosta, la professoressa Sonia Ruggeri, il professor Giancarlo Salimbeni e la sottoscritta, che insieme alla professoressa Bianchini, che è l'anima, che è la restara, non so come definirla inoltre, anche mecenate, visto la giornata di oggi, vogliono portare avanti un progetto di valorizzazione culturale e artistica di grande importanza, che ha lo scopo di riaccendere la città di Fabriano. Venerdì prossimo, questa settimana, assisteremo alla prima edizione della consegna delle borse di studio per gli studenti del liceo artistico. Noi abbiamo un importante liceo in questa città che appunto si occupa di arte e la professoressa Bianchini ha voluto valorizzarlo. Ha ritenuto opportuno valorizzare il liceo Mannucci che tra l'altro collega poi simbolicamente il nostro Guelfo, visto che lui per tantissimi anni è stato docente presso docente di arte presso il liceo Repetta di Roma. Una forte esperienza didattica, formativa e professionalizzante è stata questa esperienza delle borse di studio per 33 giovani, pensate, una piccola città, un piccolo liceo di provincia che, a cui fanno richiesta 33 ragazzi, veramente questo è un fatto straordinario, vi assicuro, avendo un po' di esperienza di borse di studio nelle scuole, devo dire che questo è di notevole rilievo. Quindi hanno aderito tutti questi ragazzi e il 20 ci saranno queste premiazioni. Queste sono quindi le iniziative che portano una ventata di novità culturale e fanno, come dire, riscoprire nella città una possibilità di miglior utilizzo di quelle risorse valoriali che ha il territorio, partendo appunto dai giovani, ma legato a quello che è la storia dei nostri figli, è Guelfo, è uno di questi.